Carenza del personale nelle carceri, soprattutto amministrativo ed educativo, sovraffollamento e alcune strutture fatiscenti. Questo, in sintesi, è il bilancio della tradizionale iniziativa Ferragosto in carcere, organizzata dal Partito Radicale, che ha portato alcune delegazioni di militanti, il Presidente del Consiglio regionale Zanin e il Garante per i diritti dei detenuti e delle persone sottoposte a misure restrittive e della libertà personale di Udine, a delle visite ispettive nei luoghi di reclusione della regione. Una situazione differente da provincia a provincia, dice Franco Corleone. Dal piccolo carcere di Gorizia, dove su una capienza massima di 52 detenuti ve ne sono 68, passando per Trieste, dove su 138 sono ospitati 178 detenuti, di cui 26 donne, a quello di Udine, dove su 86 di capienza massima ne sono ospitati 115, al supercarcere di Tolmezzo, che ospita 203 detenuti a fronte di una capienza di 149. Una realtà, quella di Pordenone, definita scandalosa. E dovrebbe essere chiuso e fatto un carcere nuovo a Pordenone con misure di vivibilità adeguate. Abbiamo fatto questa visita per dimostrare l'attenzione delle istituzioni, della società civile, in un momento molto difficile che è quello di questo agosto, e quindi quest'anno anche l'amministrazione penitenziaria sarà presente il giorno di Ferragosto per testimoniare un'attenzione particolare. Sul carcere di Udine i mesi di settembre e ottobre dovrebbero segnare la scommessa del cambiamento, con una direzione carceraria stabile, nuovi educatori e l'inizio dei lavori di ristrutturazione dell'ex reparto femminile della sezione semiliberi.